Momentaneamente occhi, bocca chiusi. Momentaneamente il corpo rimane immobile. Siete consapevoli della immobilità del corpo e siete consapevoli della presenza del respiro. Simultaneamente, consapevolezza di corpo immobile e il respiro. Ed ora portate la consapevolezza in Brahmadya, centro fra le due sopracciglia, ed in Brahmadya lì potete immaginare o visualizzare l'immagine di fiamma, fiamma come la fiamma di una candela, solo la fiamma. Ferma, immobile, stabile. Ed insieme adesso ripetiamo 3 volte il mantra Om. Inspirare. Shanti, shanti, shanti. Hari Om. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Ora potete riaprire gli occhi. Nella sistema di yoga in generale, che include tutti i differenti sistemi di branche di yoga come Raggi Yoga, Hatha Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga e altri anche ancora, e sono branche e sistemi di yoga che sono meno conosciuti ed insegnati, come che so io, Laya Yoga, Swara Yoga e altre ancora, dove, come per esempio in Laya Yoga e Swara Yoga, ci sono poche scritture, testi, e dove è necessario quello di avere una adeguata preparazione.
e poi lì nell'interazione rapporto guru-discepolo del guru che insegna o trasmette gli insegnamenti. Comunque ci sono varie, tanti, se andiamo a esplorare poi anche in tutta la dimensione dei tantra, si trova una grande quantità di differenti metodi e pratiche che possono portare a esperienze interiori, esperienze di realizzazioni e possono portare anche a delle facoltà che possono servire a livello materiale. Sono tante realtà. E appunto adesso che abbiamo la possibilità di venire a conoscenza abbastanza immediato attraverso canali sociali che so io, YouTube e tante altre ancora, puoi vedere e sentire diversi sistemi, metodi, pratiche e così via. E magari vediamo cose che sono di un'altra cultura, adatte ad altri individui con stili di vita differenti, ambizioni differenti, con differenti tipi di aspirazione con karma, samskara diversi e differenti. E allora magari possiamo essere attratti dall'aspetto esterno, esteriore, dal fenomeno. Siamo attratti anche dai le facoltà psichiche, dice, ah, quello è così, è potente, ha questa capacità, ha questa facoltà, ha queste siddhi, ha quelle altre siddhi. Siamo attratti perché l'uomo è attratto dalla qualcosa che dà valore, che dà potere, potere psichici anche, queste cose qua così. E di poi trovare la situazione ideale per esercitare, mettere in pratica, utilizzare quel potere. Per questo tanti metodi, tante cose, tanti sistemi sono tenuti occulti e segreti. Per questo serve la purezza delle persone, dell'individuo, perché se non c'è quel giusto livello di purezza, allora se riesce ad acquisire una qualche facoltà, un qualche potere, diventa o autodistruttivo o nocivo per le altre persone. C'è una storia dove nel passato c'era un incontro, un convegno, chiamiamolo, oggi si chiamerebbe convegno di yogis, gurus, però era in una foresta.
sulla riva di un fiume. E questi guru yogi erano andati a questo incontro accompagnati dai loro discepoli, dai alcuni dei loro discepoli che li erano accompagnati per fare servizio, per fargli, dargli da mangiare, quelle cose là. E intanto che i maestri, i yogi, i guru erano seduti sotto un albero a fare le loro discussioni, i discepoli addetti al loro servizio erano sulla riva del fiume che lavavano i piatti, preparavano, lavavano le pentole, insomma pensavano a quella. E intanto parlavano tra di loro e l'oggetto della discussione era chi era il guru più potente. Uno di questi discepoli dice, il mio guru, lui sveglia i morti. Se c'è un morto, lui dice il mantra, tac tac tac, quello, boom, si alza e cammina. Oh, bravo, bravo. L'altro dice, ma il mio anche non scherza, lui è molto potente. Lui cammina sull'acqua. Oh, l'ho visto io attraversare tutto un lago, Manasarovar l'ha attraversato tutto a piedi, camminando sull'acqua. L'altro dice, ma il mio guru, lui è potente, lui cammina nel fuoco. Braci ardenti, fiamme, fuoco, lui attraversa un incendio come niente, esce dall'altra parte completamente intatto. E così ognuno diceva, intanto c'era un discepolo di un qualche guru che era lì, che stava zitto e lavava i piatti. Quando tutti gli altri avevano esaurito di dire qualcosa del loro guru, gli hanno chiesto anche a quello lì che lavava i piatti, dice, ma te non dici niente, il tuo guru chi è? Dice, ah, tizio, okay. Ma lui che potere ha? E lui gli ha detto, il mio guru ha grandi poteri. Dice, cos'è, cosa fa? Dice, lui quando ha fame mangia, quando ha sonno dorme, quando vuol muoversi si alza e cammina, quando non vuol muoversi sta seduto, quando vuol parlare parla, quando vuole stare zitto sta zitto, questi sono i suoi poteri. E quello era il discepolo di un guru, vero guru, che non ha bisogno di manifestare, dimostrare in un certo qual modo, in modo esterno, delle poteri spirituali, siddhi o queste cose qua così. Anche perché nello yoga, nei sistemi di yoga, queste sono tutte considerate come degli ostacoli, e veri ostacoli. Quindi in generale siamo attratti da tutte queste cose qua, siamo attratti da quello che può dare una certa immagine di noi nel mondo esterno, in famiglia, in società. Si può avere delle risorse per poter controllare situazioni, persone, eventi all'esterno a fini di proprio interesse. E questa è personalità tamasico e raggiasico, e la purezza
quello che chiamiamo la purezza non è altro che lo stato di sattva. Sattva è la luce, luminoso, puro, equilibrato. Quella è. E quella è la direzione verso cui i vari sistemi, pratiche, tecniche, sistemi di yoga indicano, ed è il nostro compito principale. Non è quel tanto di sì, praticare asana, pranayama e tutto il resto, ma attraverso quello, attraverso lo stile di vita e quello di muoverci da eccesso di tamas. Tamas è la staticità. Tamas non è che è un qualche cosa di negativo, no, assolutamente no, è molto positivo, ma è l'eccesso. E dove tamas si manifesta in aree dove non è necessario che vi sia. Ma tamas è una delle guna della creazione. Se non ci fosse tamas, la creazione non potrebbe essere. Tamas è quello che dà una forma. Tamas mette dei limiti. Tamas crea dei confini, dei limiti, ferma, blocca così. Quindi la stabilità di tante cose che fanno parte della creazione provengono da Tamas. Quindi è da un punto di vista della creazione in Samkhya, Tamas è classificato e considerato fondamentale insieme a Rajas e a Sattva. Se non fosse per questo, Prakriti non può creare niente, non potrebbe fare. Però nella giusta misura, nel giusto posto, nel giusto collocamento è positivo. Ma quando va oltre, noi in yoga si parla di evoluzione, cambiamento, fluire, eccetera, e se invece ci sono delle condizionamenti, delle cose che tengono fermo, quella è tamas, e quella è un eccesso di espressione del ruolo, della funzione di tamas. Tamas è quello che ci blocca. A livello non solo fisico, mentale, emozionale, eccetera, 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 eccetera. Quindi, però, ripeto, è utile, è necessario, è positivo nel contesto della natura e della creazione. Ma gli eccessi di questo è quello che dobbiamo vedere. È la connessione, l'interazione, l'identificazione di tamas, ahamkara, l'ego con tamas. Ahamkara con tamas. Quello è uno. Poi c'è altro, è rajas, rajoguna. Raja è il dinamismo, Raja è movimento, Raja è inseguire, andare dietro all'avere soddisfazione, piacere. Raggi, se vediamo quello che è adesso la società, adesso come stiamo vivendo, è una predominanza.
penso di dire così, non prendiamola come una cosa ultima, ma è rajasico. E dello stile di vita delle persone, oggi è dalla mattina alla sera tanto movimento, andare a cerchi il lavoro, vuoi questo, fai di quello, riempi il frigorifero, fai questo, deve essere cibo buono, quella è risorsa della ricerca dei piacere e soddisfazione, ma anche poi anche quello di controllare, avere, possedere, quindi Rajas lo dobbiamo vedere e anche il Guna li dobbiamo vedere in relazione agli istinti, no? Che so io, l'avidità, la passione, la paura, la rabbia, l'invidia, la gelosia, tutte queste cose dipende da che cosa sono influenzate, quindi l'avidità con sotto l'effetto di Rajas è una cosa e così tutto il resto, Rajas. E poi c'è Sattva. Sattva invece è puro. E luce, illuminato. Sattva è importante, questo almeno l'immagine che si può dare a Sattva, il colore che si può dare a Sattva è quello della luce. Rajas, il colore di Rajas è rosso, fuoco. E di le fiamme, non sta fermo. Tamas, colore è nero. Quando facciamo nel Vedi dove facciamo le Havan, c'è un quadrato, la Kunda, dove lì accendiamo il fuoco. Intorno alla Kunda ci sono tre gradini, uno nero, uno rosso e uno bianco. E quel nero, rosso e bianco rappresentano i tre Guna. Nero è Tamaguna, Tama. Rosso Raja Guna, bianco è Sattva. Bianco luce e Sattva. Purezza. E quello dove piano piano creando sufficienti equilibri dentro di noi, a livello fisico, a livello ormonale, a livello energetico, a livello emozionale, a livello mentale, tutti quegli equilibri culminano in lo stato sattvico. La rimozione di tensioni, condizionamenti, impressioni vari, samskara, la rimozione di tutte quelle, dove in cosa culmina? Quando hai tolto quello che rimane è uno stato, una condizione pura, è sattvico. E anche questi stati di Tamas, Rajas e Sattva li dobbiamo vedere anche in relazione ai chakra. Abbiamo un Muladhar nell'effetto, con l'effetto, l'influenza di Tamoguna, con l'influenza di Rajoguna, con l'influenza di Sattva. E così anche per tutti gli altri chakra. Lì è dove ha luogo la trasformazione, l'effettivo cambiamento, l'effettiva trasformazione è a quel livello, è a livello di Guna. E questo fino a un certo punto della scala dell'evoluzione. E per quello che poi ci sono degli stati che sono classificati come trascendentali,
come Purusha, Shiva, e sono oltre i guna, gunatita. Vuol dire che sono andati in un piano, in una dimensione che è una dimensione, è un piano dove guna non hanno nessuna influenza. Quindi un altro degli attributi, per esempio, di Purusha o dell'Atma, il sé o coscienza assoluta, è quello di essere oltre l'influenza anche di dei guna. In a livello di Prakriti, in Mahat, nella mente, Manas, Buddhi, Citta e Ahamkara possono essere influenzati dai guna. Possiamo avere un Ahamkara sull'effetto di Rajas, possiamo avere Manas, possiamo avere Citta, possiamo avere tutto Mahat, la mente influenzata e influenzabile dai guna. Ed è appunto questo il ruolo degli insegnamenti nel sistema di yoga, che ha a che vedere con il processo della trasformazione, se si vuol dire trasformazione. E questo è anche quello che rimane, per esempio, una volta che abbiamo rilassato dalla nostra personalità i differenti samskara, impressioni, condizionamenti, tensioni accumulate, tutte quelle robe là, noi diciamo che le vogliamo rilassare. Rilassare cosa vuol dire? Rilasciare, esce, è stato rilasciato. E il momento in cui è rilasciato qualcosa è una cosa di buon auspicio, è buono. State rilasciate le nuove banconote, è stata rilasciata una persona che era in carcere per 30 anni, è stato rilasciato un comunicato, un'informazione, è stato rilasciato. Quindi nella parola rilassare c'è un qualche cosa che indica un qualcosa che esce, una fuoriuscita. Ma quando è uscito quello che esce, cosa rimane? A noi ci interessa quello che rimane, perché quello che è uscito, una volta che è uscito, arriva un tazzato, è andato, lascialo andare, cos'è? E lì è anche dove, tornando al discorso dei Samkhya e dell'identificazione, il coinvolgimento, come siamo fatti noi a questi livelli, che creiamo un attaccamento anche con quelle cose che escono. C'è una forma di attaccamento, identificazione anche con le aree che sono una fonte, una causa di dolore e sofferenza, e facciamo fatica a lasciarle andare. Facciamo fatica, quella fatica a lasciare andare, quella è la connessione, quella è l'identificazione con quello. E in quello, quando c'è quella connessione, quell'attaccamento che ferma, che limita, che blocca, allora diventa uno stato tamasico. È tamasico perché non possiamo andare oltre quello, ci tiene fermo. Quindi nei vari sistemi filosofici, se si leggono dei sutra come in Samkhya e tanti altri, che vengono elencati gli attributi di, che so io, Prakriti, gli attributi di Purusha, Shiva, eccetera, e uno di quelli è Gunatita. Oltre l'effetto dei tre guna, perché quando c'è i tre guna hanno a che vedere con la
creazione, la dimensione della creazione, dove non è più omogeneo, è diversa, è differente da coscienza assoluta, è diversa, è differente da Purusha, è diversa, è differente, come Parvati è diversa di Shiva. Shiva è sempre seduto lì in meditazione con gli occhi chiusi, può succedere di tutto, è là coperto di cenere e basta, e non si muove, sempre in Samadhi, sa tutto quello che sta succedendo, però non apre un occhio, non fa niente. Parvati invece è quella che gli porta da mangiare, gli raccoglie i fiori, gli si preoccupa per l'umanità, cioè, oh, guarda cosa sta succedendo, insegna, fai qualcosa, lo stimola, lo agita. E Parvati e anche rappresenta Prakriti, che è un'espressione, è una cosa necessaria per la, nella creazione. E da lì in poi, da Prakriti in poi, che subentrano anche i Guna. Ma poi a un certo punto, in un altro piano, i Guna non hanno più una loro influenza, però noi siamo in questo, noi siamo in questo piano. Siamo nel piano della vita dove siamo influenzati, c'è un ruolo fondamentale di Guna. E il cambiamento e la trasformazione in noi, che dovrebbe avvenire, che può avvenire attraverso i sistemi di yoga, è proprio quello della cambiare, trasformare tamas in rajas e rajas in sattva. Quella è la trasformazione. Quella è la trasformazione. E mi viene in mente un episodio del 2006, quando Swamini Ranjan era venuto in Italia, a Venezia, per il Yoga Festival, Satyananda Yoga Festival, che si è svolto a Lido di Venezia nel 2006, a maggio. Dopo quel programma in Italia, Swamini Ranjan, l'abbiamo accompagnato, siamo andati prima in Slovenia, poi dopo siamo andati dalla Slovenia in Germania, siamo andati in in auto, con un pulmino, eravamo una decina di persone con Swamini Ranjan, siamo andati in Germania per un altro programma, un programma di un giorno, mi sembra, ed era dentro un tendone grande con un palco, pioveva. Comunque, a un certo punto, c'era nel pomeriggio la sessione di satsang con domande e risposte. E sono arrivate una serie di domande scritte in tedesco, che poi qualcuno le ha tradotte in inglese, e quella volta, quel giorno, quel pomeriggio, Swamini Ranjan ha chiesto che sul palco saremmo seduti insieme a lui, quindi c'era lui seduto, poi di fianco c'ero io o Swami Shivamurti, qualcuno, poi c'era un altro, così 3-4 eravamo seduti in fila su questo
palco di legno era anche un po' molleggiato e pioveva in questo tendone. E quindi c'era la sessione di satsang e qualcuno leggeva le domande in tedesco, poi le leggeva in italiano e Swami Ranjan decideva chi doveva rispondere. E poi, se era il caso, lui faceva un commento o una correzione sulle risposte. Lui è quello che faceva. Allora c'era una domanda e poi c'era la risposta da parte di uno di noi e poi c'era la risposta ultima da parte di Swami Niranjan. E c'era un pubblico, c'era tanta gente di diversi tipi, eh? E le domande anche non erano cose così semplici. Insomma, a un certo punto è arrivata la domanda che era: come nel sistema dello yoga è considerato il peccato? Ha letto la domanda, una prima in tedesco, poi l'ha tradotta in italiano. Io stavo pensando, ho detto, oh, questa sì, è tosta questa cosa qua. E come ho pensato così, Swami Niranjan ha detto, ah, Swami Anandananda può rispondere a questa cosa, rispondi tu. E ho detto, ok, rispondo, ho detto, thank you, Swamiji. E avevo la risposta molto chiara del sistema di yoga, ho detto nel sistema di yoga non c'è il concetto di peccato, ma nel sistema di yoga c'è il guna. Tamo guna, raggio guna, sattva guna. Nel modo in cui una persona si comporta e agisce, se è influenzato da tama, rajas o sattvaguna, ha un certo tipo di risultato, ha un certo tipo di conclusione, ha un certo tipo di effetto. A parte questo, in tutto il sistema di yoga, che se andiamo a vedere in Bhakti Yoga, in Raja Yoga, in tutti gli yoga, non trovi nessun riferimento a questa cosa che si chiama il peccato. Quindi ho dato questa risposta. E poi dopo Swami Niranjan, per fortuna, per mio grande sollievo, ha detto sì, effettivamente è così. E ha aggiunto qualche altra cosa, che adesso non mi ricordo cosa, perché mentre lui, io mi stavo riprendendo dal fatto che Swami Niranjan aveva confermato la mia risposta dalla prospettiva di yoga. E quindi questo rajas, tamas e sattva dovremmo vedere lì, in questo, l'effettiva trasformazione o cambiamento della personalità, ed è anche l'area di osservazione, della consapevolezza di quello che è la messa in pratica, se i vari metodi, pratiche, meditazioni, mantra, qualunque cosa stiamo utilizzando, se quello porta a quella trasformazione, se favorisce, se crea le condizioni favorevoli affinché si manifeste
quella situazione, quello stato di essere, e poi dopo compito nostro è mantenerlo. Questo scrivete. La cosa più importante e più difficile non è farlo, è mantenerlo. Mantenerlo. E quel mantenere allora diventa lo stile di vita, quel mantenere è il sadhana. Sadhana non è quello che fai stando seduto mezz'ora, tre quarti d'ora, una volta al giorno. E poi ci sono 23 ore e mezzo di tempo per la prossima volta. No, sadhana è effettivamente quello che fai tra oggi e domani, in mezzo, quello che c'è in mezzo. Perché nel mezzo lì devi mantieni la consapevolezza, mantieni quello che hai acquisito, mantieni qualche cosa. Mantenuto. Quindi se è rajas che si trasforma in sattva, quel sattvico mantieni. Se è rajasico mantieni. Qualunque cosa sia, mantieni. Quella è. Ed è per quel mantenere quelle condizioni dove è necessario l'intervento di nostra attenzione, consapevolezza, forza di aiuto. Ah, per questo anche, prima di praticare, evochiamo il guru, ringraziamo il guru o qualunque cosa così, reciti il mantra, vai negli ashram, vai ai satsang, vai alle yagya, fai le havan, tante altre cose, mantra collettivo, kirtan, tutto quello lì. Perché quello è un sostegno, aiuto al mantenere un certo stato. Altrimenti siamo in un modo che è così facile perdere, facile, facilissimo cambiare. Facilissimo deviare, facilissimo lasciare andare. Se una persona fa un viaggio in autostrada e tutti i cartelli dove c'è uscita esce e non arrivi mai a destinazione. Se fai un viaggio in treno e tutte le stazioni che si ferma il treno scendi, non arriverai mai a destinazione. Devi rimanere nel treno, devi rimanere in auto finché non arrivi a destinazione. Leggi uscita, uscita, ok, stazione, stazione, ok. Sai che c'è, ma non è. Quando scendi di lì, quella è la connessione, l'identificazione con qualcosa. Quella è l'identificazione, uscita, esci. Ti dimentichi dove stavi andando. Completamente. E questo. A quello serve allora la stabilità di Muladhara Chakra, dell'elemento terra, con sattva. Con la risorse di consapevolezza che provengono da livelli di Swadhisthan, con la chiarezza di visione, con la chiarezza di visione che viene dalla luce di Agni Tattva, e dalla chiarezza, vedi chiaro, vedi il cosa stai facendo, dove stai andando, hai la chiarezza. Con il movimento fuori dai limiti, col movimento oltre, col movimento della trasformazione, quando c'è una trasformazione c'è un movimento. Il movimento è anche in
Vayu Tattva. E con la coscienza, consapevolezza, visione in di Agya Chakra Akash Tattva, il Vishuddhi Chakra Akash Tattva. Per quello ci servono queste risorse di potenziali, e per questo anche che chakra dovrebbero funzionare in armonia, in sintonia uno con l'altro ed insieme, e sotto l'influenza di sattva. Perché Muladhara sattvico ha stabilità in tutto, con purezza. Con Swadhisthan sattvico ha fluidità. Mentre Swadhisthan anche ha a che vedere con l'inconscio, un inconscio sattvico e buono. Manipur, chiarezza, luminosità, vedere chiaro. Vedere chiaro, tac, e procedere. Sattvico. Anahat, anche a livello, anche a livello di sentimenti puri. Purezza del sentimento a livello emozionale, ma anche Vayu Tattva. Vayu Tattva è il movimento. Vayu Tattva ha a che vedere con tutto ciò che si muove. E anche il movimento nella trasformazione, c'è movimento. Da una cosa, da uno stato a un altro, eccetera. E Akash è quello che contiene tutto. Akash è lo spazio dove tutto ha luogo. Akash è il palcoscenico dove ha ruolo l'espressione, la performance. Contiene, sostiene. Se non ci fosse quello, niente è possibile. E poi oltre a questi c'è Prakriti al di sopra, e Prakriti è Shakti, è l'energia primordiale, è la madre che ha creato tutte quelle cose, che accudisce, che nutre tutto quello. E poi è Purushiva, coscienza assoluta. Questa è la figura, la scaletta, lo schema che è presentato nei vari sistemi. E a un certo punto, a un certo piano di questa scaletta, ci sono i guna. I tre guna, oltre ai guna, ci sono anche le tre energie, cioè Iccha Shakti, la forza di volontà, Jnana Shakti, l'idea, e poi c'è Kriya Shakti, l'azione, l'energia responsabile all'azione. Quindi nelle pratiche di yoga in generale, in tutti i sistemi, è quello che dovremmo osservare e avere anche come direzione dei nostri sadhana, delle nostre pratiche, quella del rendere la nostra personalità, l'espressione della nostra vita, il nostro stato d'essere, renderlo un po' più sattvico. E nei sistemi vari di yoga ci sono delle percentuali ideali di tamas e rajas e sattva, e quando siamo dentro a quell'interno, all'interno di quelle percentuali, no problem, siamo felici. E quando si rompe quelle, che un po' ti disturba. Quindi è necessario continuare ogni momento, ogni giorno, con la visione
e con entusiasmo fresco, nuovo, puro, sattvico, innocente, sincero, applicare e muoversi. Avere un approccio non solo nel yoga ma verso se stessi, fresco, nuovo, lucido, innocente, sincero, in tutto quello che siamo, con il senso, con la direzione, quella fiamma, quando prima di ripetere gli om, all'inizio, alla fine della lezione, visualizziamo, immaginiamo la fiamma della candela immobile, così, quella fiamma, quello è il simbolo di, sa, quella fiamma è sattvica, anche, e con essa rappresenta il sé, ha a che vedere con una dimensione, con un piano puro e sattvico della nostra personalità. Rappresenta quello, per quello è lì, ed è immobile perché non è influenzato da niente, niente lo disturba. Noi ci disturbiamo adesso come adesso, basta poco e siamo disturbati. Basta poco e ti reagiamo, diventiamo nervosi, cambia il comportamento, cambia l'umore, cambia questo, cambia quello, cambia quell'altro. E ci perdiamo e facciamo fatica a ritornare in uno stato compatto di... Ma quella fiamma lì, perché è immobile? Quella rappresenta una qualcosa che è in noi ed è il simbolo della direzione. Quella fiamma rappresenta quello. Per questo serve immaginarla, visualizzarla, anche solo avere l'idea di quella fiamma. E questo è buono farlo. Non solo quando andate a lezione di yoga, che se anche con Zoom o ai seminari, ogni volta che vi sedete per le vostre pratiche, prima di iniziare, qualunque cosa sia, vai tre om, shanti mantra, visualizza la fiamma, poi dopo fai le tue asana, fai pranayama, fai questo, fai quello, fai quell'altro, prima di ripetere il mantra, lo stesso, perché quella è l'immagine e serve, decisamente serve. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, grazie, Hari Om Tat Sat.